Parte a Reggio Emilia il nuovo corso ITS per Digital Automation Makers. È stato presentato nel Digital Hub di Via Sicilia il nuovo corso ITS per Digital Automation Makers con sede a Reggio Emilia che formerà profili professionali per la gestione digitale di impianti industriali automatizzati, peculiarità professionali oggi molto ricercate sul mercato. Parliamo di formazione terziaria che manca sostanzialmente nel nostro paese. È iniziata qualche anno fa, ricordava prima la vicepresidente della provincia che festeggiamo i 10 anni della costituzione della Fondazione ITS. I primi 2 corsi che abbiamo organizzato a Reggio Emilia hanno dato risposte assolutamente positive, per cui abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi per portare a Reggio anche questo 3° corso sull'ITS Digital Automation Maker, proprio per formare i ragazzi che si devono occupare dell'automazione degli impianti industriali e produttivi. Sono percorsi di grande importanza perché questi ragazzi che si formano entrano nelle aziende per trasformare le aziende e convertirle verso la fabbrica 4.0, cioè la fabbrica connessa, la fabbrica che può consentire alle nostre imprese di restare sul mercato e di essere competitive. È molto importante creare quelle competenze per evitare il mismatch. Siamo dentro un percorso di investimenti, come sapete, come regione, sulla filiera degli ITS per evitare di non avere competenze nei processi produttivi. In questa fase abbiamo bisogno di affermare una novità, riscoprire la cultura tecnica e la cultura scientifica. Poi certo dobbiamo fare l'osmosi con l'umanesimo, ma andare in quella direzione vuol dire ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, che siamo in grado in questa regione, se vai dentro un ITS, una laurea professionalizzante, sei in grado di trovare un posto di lavoro dignitoso e di qualità. Poi sei libero di scegliere, ma dobbiamo iniziare a fare un orientamento molto più di qualità, perché non si fa un buon manufatto, non si fa un buon processo produttivo, non si fa una buona ricerca senza le teste, senza la qualità delle teste. La specializzazione, io la chiamo di ultimo miglio, è fondamentale. I ragazzi dell'era digitale non ne dobbiamo perdere neanche uno. Questa è l'idea di un modello di sviluppo di qualità che permette a questa regione, col suo sistema economico, col suo sistema delle imprese, perché ci sono competenze incredibili, di stare nel mondo forse come nessuna regione di questo paese. Ci troviamo in un contesto dove le competenze digitali sono sempre più difficili da reperire. Sì, è vero, siamo in un contesto in cui le competenze digitali sono difficili da reperire ed è un momento importante poter inaugurare questo corso di formazione. Nelle nostre imprese si inizia a parlare, si continuerà a parlare di 4.0, di digitalizzazione, e quindi le competenze che sono in grandissima trasformazione hanno bisogno di un'accelerazione. Questo corso va proprio in aderenza alle nostre necessità, sempre più impellenti e sempre più necessarie per mantenere competitive le nostre imprese. Su questo territorio abbiamo le nostre radici, siamo partiti da Modena, Reggio e Bologna, per cui c'è un occhio di riguardo a questo territorio che sta manifestando veramente una proiezione verso un futuro che è realmente prossimo. Cioè, noi qui abbiamo trovato un terreno molto molto fertile per preparare quei ragazzi verso i nuovi mestieri. I nostri mestieri tradizionali stanno cambiando, l'automazione sta trascinando tutte le aziende verso un qualche cosa di nuovo, che è talmente nuovo che già domani è diverso. E quindi il poter arrivare su queste generazioni, questi ragazzi che vengono fuori dalle scuole secondarie, non solo istituti tecnici, e dargli quella preparazione attraverso gli uomini delle aziende, in particolare perché oltre il 50% degli istruttori, degli insegnanti arriva dalle aziende e il 30% dall'università, vuol dire assegnare a loro quelle conoscenze, quelle competenze che sono il frutto delle ultime cose che nascono nelle aziende.
Siamo partiti 10 anni fa, abbiamo costituito, grazie a una volontà del territorio, di far partire una fondazione a Reggio Emilia, che dopo 10 anni si ritrova ad essere, con la fusione anche delle province di Modena e di Bologna, uno dei più grossi ITS, anche punto di riferimento nel panorama nazionale. Festeggiamo i 10 anni inaugurando un terzo corso che nasce da una richiesta delle nostre aziende, che prova a mettere insieme, a creare un connubio tra le richieste di competenze meccaniche e digitali, scommettendo sui tecnici digitali che avranno un ruolo sempre più importante nella programmazione tecnica delle nostre produzioni. Quali sono i percorsi ITS? Sono percorsi che portano con sé una importante occupabilità dei nostri studenti e credo che questo territorio da sempre stia investendo su percorsi che sono tecnicamente molto validi, che preparano dei professionisti, ma che naturalmente devono avere anche molta attenzione su quello che è il fabbisogno delle nostre imprese. Io credo che i percorsi TS Maker, che in questi anni stanno nascendo nel nostro territorio, anche questo ultimo che oggi presenteremo, ha queste caratteristiche, cioè di andare a raccogliere una disponibilità naturalmente degli studenti che magari dopo la scuola superiore non hanno voglia di affrontare l'università ma vogliono affrontare percorsi molto più pratici, e dall'altra parte la richiesta delle aziende, che ha bisogno di avere dei professionisti che siano disponibili.